Ciao, bentornati in mia stanza e oggi, come potete vedere dal piede traballante, farò un vlog che inizierà adesso e non so quando lo pubblicherò perché, tipo, non so se vedete alle mie spalle, ma c'è un casino allucinante, soprattutto tipo lì, ma sto partendo per Lucca, parto domani il 27 e torno il primo. Quindi sì, devo portare dei cosplay, infatti era per questo che ero tipo assentissima in questo ultimo mese, perché ero in fase prefiera, quindi ero assente proprio di cervello. Quindi adesso devo fare la valigia, l'ho già raccattata dai meandri del mio scantinato, e ci dovrò fare stare due cosplay. Uno è questo, che tipo è parzialmente lì, qui, qua, le scarpe, ed è l'araldo di Smeraldo di Dark Souls, Shanalot, e l'altro non ce l'ho, ma lo devo andare a prendere ancora nell'altra stanza, che dovrebbe essere Sophie dal castello errante di Howl. Quindi adesso devo vedere se riesco a far stare tutto nella valigia a mano, perché ho solo quella valigia. Quindi vabbè, ci vediamo comunque, tanto farò qualche vlog nei prossimi giorni, viaggio eccetera, quindi non vi preoccupate. Bene, siamo appena arrivati all'aeroporto di Pisa. Ma e abbiamo trovato praticamente altri cosplayer che adesso ci aiuteranno ad arrivare a casa. E tipo, li vedete là dietro. Quindi sì, arriveremo a casa sani e salvi. Forse. Yay! Piazza dei Miracoli, vicino alla Torre di Pisa, a fare un giro. E tipo ha piovuto per tutta la notte, quindi yay! Però adesso c'è tipo caldissimo, quindi fantastico. C'è un sacco di gente, ovviamente ci sono anche quelli che fanno le foto, tipo c'è la signora con il bastone del selfie. Yay! Ehi, siamo dentro, stiamo per entrare al game. No,
siamo a casa perché siamo stanchi morti, sono tipo le 4 solo, quindi torniamo a casa la morte, però siamo contenti. Sono tornata a casa, sono adesso praticamente le 7:10, io sono tornata stamattina, solo che ero devastata, quindi non ho avuto praticamente voglia minima di filmare, infatti mi sono tipo spiaggiata sul letto e sono rimasta là, perché comunque l'aereo è partito prestissimo e mi sono svegliata alle 5, quindi yeah! Adesso quindi è finito Lucca, riprenderò a fare video più, diciamo, frequentemente, e voglio chiudere con, a parte tipo il disordine alle mie spalle, probabilmente con gli acquisti che ho fatto a Lucca e qualcosina a Pisa, però niente di che, e quindi adesso vi faccio vedere. È tutto dentro questa busta, quindi non spaventatevi, non è stracolma, ho speso il giusto, diciamo. La prima cosa che potete vedere è questo parasole, è praticamente l'unica cosa che vi farò vedere da lontano, ok? Quindi, questo è il parasole aperto, è un sacco carino perché ha tutti questi ricami, così molto carini, è in legno, ha la parte in legno, anche il manico. Questo è sotto, il manico è fatto così, semplice, è abbastanza piccolino, cioè essendo un parasole ha la grandezza di un parasole, però è davvero carinissimo, quindi me ne sono innamorata appena l'ho visto e poi mi è venuto un infarto perché praticamente avevo paura che, non standoci in valigia, me lo facessero buttare in aeroporto, e quindi meno male che poi invece è arrivata a casa sana e salvo. Quindi adesso procediamo con tutti gli oggetti che ho comprato. Ok, adesso mi vedrete praticamente così da potervi far vedere le cose molto meglio. Comincio con gli oggetti che non sono di Lucca Comics. A Pisa ho fatto questo acquisto e in realtà era una di quelle pietre tipo per fare le cose magiche. Però mi è piaciuto un sacco e quindi la uso come collana. Tuttora questa è in ametista. È un sacco bella ed abbastanza anche grande, quindi è fantastica. Poi, sempre a Pisa, da H&M ho comprato questo fermaglio per capelli. Sì, è fatto così. È un sacco carino, quindi l'ho preso. Poi per il Lolita mi piace un sacco. Non so quanto si possa vedere perché comunque è nero lucido, forse vedrete solo i riflessi. Però anche questo mi è piaciuto un sacco, me ne sono innamorata. Altra cosa sono... non potevo non andare alla Queen e praticamente sniffarmi le Yankee Candle, quindi ne ho preso 4. Una è Soft Blanket, che non ricordavo se l'avevo, quindi l'ho presa. Poi le altre, questa da me non c'era, quindi l'ho presa, è buonissima, Black Cherry. E poi ne ho preso due natalizie, visto che il Natale è alle porte, quindi meglio essere prevenuti. Cranberry Ice e Christmas Garland sono davvero buonissime, quindi oltretutto il mio ragazzo mi ha fatto notare che ho preso solo colori natalizi, il che fa un sacco ridere. Comunque buonissime e mi hanno praticamente impestato la valigia del loro odore. Oddio, impestato forse non tanto, però buonissime davvero. Poi passiamo ai peluche. Ho comprato questo tenerissimo criceto per mia madre da mettere in macchina. Era troppo carino, quindi me ne sono innamorata quando l'ho visto. Ho detto no, questo devo averlo e metterlo in macchina. Un sacco carino. Così. Poi ho comprato per me questo invece. Un piccolo alpaca, visto che io non ne avevo ancora, e questo ha tipo una fragolina, dovrebbe essere in testa, è fatto così, è un sacco carino, cioè è adorabile.
con questa piccola coda. Baby alpaca, so love baby. Che carino. Vabbè, dentro c'è scritto roba in giapponese che io non comprendo ancora, purtroppo, quindi alpaca so. L'altro peluche è questo. Questo me l'ha regalato il mio ragazzo quando eravamo lì. E praticamente in teoria dovrebbe essere un portadocumenti, perché qua dietro ha una taschina per mettere la tessera, diciamo, del bus o del treno. Infatti questo serve per attaccarlo alla borsa. Però siccome nella mia città non esistono queste cose tecnologiche, lo userò come pochettina, perché qua ha una cerniera, quindi diventa un portacose. È un sacco carino. Poi c'era lo stand Bandai, quindi Sailor Moon proprio a ruota libera. Mi sono comprata un sacco di cose di Sailor Moon, quindi un sacco carino. Poi, sempre in tema peluche, ho preso questo piccolo senza volto, che è un sacco carino e un sacco piccolo, perché è grande quanto la mia mano. Un sacco carino, quindi yay, contentissima. Piccola parentesi sul cibo, mi sono comprata una scatolina di pochi, perché dovevo provarli, cioè non potevo andare lì a Lucca, vedere tutti quei gusti e non prenderne anche uno, quindi ho preso questo, tipo frutti di bosco, penso che sia, visto che ha sia mirtilli che lamponi, e in effetti sa tipo di yogurt ai frutti di bosco. Me li sono già mangiati, non tutti, però dentro ci sono, e hanno così la bustina viola, non so, forse sembra blu, però vi assicuro che è viola, è violissima. E sono davvero buoni, quindi l'anno prossimo, se ci vado di nuovo, penso che comprerò altra roba da mangiare, così che mi possa dare all'ingrasso. Tornando a Sailor Moon, ho comprato questo, è una delle sue spille, è praticamente un portamentine, pastiglie, cose, perché è fatto così, è abbastanza piccolo, come vedete ha questo per metterlo da qualche parte, poi si apre, un po' duro però si apre, dentro è fatto così e questo si sposta e da qua dovrebbero uscire le mentine o pastiglie o quello che ci volete mettere dentro. Sacco carino anche questo, quindi come vi ho già detto, si dorme una go-go. Un sacco carino, me ne sono innamorata subito, quindi ho detto non posso non prenderlo. Poi sempre Sailor Moon, ho comprato questo eyeliner con il cappuccio a forma di scettro ed è cioè guardate quanto è carino, non potevo lasciarlo lì. Un sacco carino, e questo non l'ho ancora aperto, quindi poi magari vi farò vedere come il tratto, come scrive, come, cioè se è un buon eyeliner o se vale la pena solo per il packaging. E insieme mi hanno dato questo catalogo, praticamente delle cose che ci sono in vendita lì allo stand Bandai, e ci sono un sacco di cose, come vedete tazzine, lo specchio, questa tiara che è costosissima, come potete vedere, sì, quelli sono 4.000 euro, quindi penso sia in diamanti, oro e smeraldo, le ciprie. Questo che sarebbe quello eyeliner che ho preso io, e c'erano anche altri cappucci. Questo è un diffusore di essenze, se non sbaglio. Poi vabbè, bracciali, cose per il telefono, piccoli charms, cose da appendere, altre cose da appendere, un sacco carini, gli scettri, e poi le felpe, le borse, e queste sono penne, il set di penne, che anche questo è un sacco carino. E oltretutto è carino anche questo piccolo catalogo, comunque anche da tenere, perché come non so se vedete, ma sbrilluccica più o meno. Sempre di Sailor Moon,
lì vicino allo stand Bandai c'era questa fila di gashapon e io non potevo non prenderne uno, così ne ho preso uno di Sailor Moon, perché c'erano anche di tipo cagnolini e cose del genere. Adesso vediamo. Ok, io ho trovato questo, che sarebbe un piccolo charm da mettere in un bracciale, penso, perché ha un gancetto come collana o dove volete voi. Così, è un sacco carino, qua al gancetto, e quindi sono contenta davvero. E qua c'è il piccolo coso con tutti gli altri, vedete ci sono le spille, e poi questi, vedete, in teoria qua lo metto in un bracciale, solo che il bracciale non è incluso, quindi no. Questo è un sacco carino, guardatelo, con Luna e Artemis sulla luna, troppo bello. Quindi, da una ragazza, non mi pare fosse un ragazzo, che faceva cose a mano molto, diciamo, inquietanti, ho preso questa collana che è un coniglio, cioè è un sacco carino, è troppo inquietante, cioè guardate, c'erano anche delle rose con la bocca, tipo rose carnivore, però non mi ci stavano in valigia, quindi ho deciso di prendere questo solo, piccolino, un sacco carino. Poi ho preso questo perché me ne sono innamorata, una volta li ho cercati su internet perché ne volevo davvero uno, proprio era una cosa che volevo tanto, e alla fine poi mi sono dimenticata e l'ho preso lì alla fine. È un, se non sbaglio, Furin si chiamano, una di queste palline di vetro che si mettono fuori e con il vento tintinnano, diciamo. Un sacco carina, io l'ho presa così con i pesciolini rossi, è piccolina perché comunque è piccolina, ce n'erano anche più grandi, e qua ha anche qua i pesciolini rossi, è un sacco carina, quindi adesso devo solo trovare il posto dove metterla per non farla sfigurare. Ultime due cose, stiamo arrivando davvero alla fine. Ho comprato questi che dovrebbero essere i Copic, cioè comunque gli assomigliano davvero tanto, che erano scontati questi set, questo è il set base con i colori primari, non primari, comunque con i colori base, e in più ho preso anche il blender che serve a sfumare questi colori, che sono praticamente come degli acquerelli, circa, non esattamente, però circa. Questo volevo tanto provarli perché li ho visti sempre su internet, però poi non ho mai avuto il coraggio, diciamo, di comprarli, quindi poi alla fine li ho visti lì scontati, ho detto no, devo prenderli, basta, quindi questi. E come ultima cosa, ma non per importanza, sono capitata nello stand dei libri dello studio Ghibli, e quindi non ho resistito e ho dovuto prendere il libro di Una tomba per le lucciole, che praticamente è uno dei miei preferiti, quindi piangerò davvero tantissimo probabilmente, cioè già fa piangere il film, quindi immaginiamo il libro. E questa è una cartolina che mi hanno messo, e come vedete questi sono i libri che c'erano, che sono quelli che hanno fatto. C'è quando c'era Marni, Si alza il vento, La città incantata, Una tomba per le luci, La principessa Mononoke, Kiki consegna a domicilio e Candy Candy. Quindi un sacco carino. E in più mi hanno regalato la locandina di Una tomba per le lucciole, perché uscirà al cinema, se non sbaglio, il 10 e l'11 novembre solo. Sì, infatti, solo il 10 e l'11 novembre, quindi mi hanno dato la locandina che appenderò in camera a breve, non so dove, però la appenderò in camera. Ok, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto, comunque un vlog, diciamo, del mio viaggio a Lucca. Scusate se sono disfatta, senza trucco e in pigiama, ma proprio non ce la potevo fare. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!